Ragazze, buongiorno, benvenute in un nuovo vlog. Oggi sto facendo il vlog nel vlog. Vi ho già spiegato tutto nei vlog precedenti, quindi avrete già idea di che cosa si parlerà in questo video, ovvero grandi modifiche, cioè una grande modifica, specialmente per la parte, diciamo, ufficio, per la parte inerente anche al lavoro, anche al lavoro. Comunque adesso saliamo che c'è Riccardo che non sa ancora nulla, adesso gli sparo la notizia, sarà felicissimo di dovermi aiutare. E niente, iniziamo questa giornata così e poi c'è anche da tirar fuori i panni dall'asciugatrice quando finirà, perché ho un po' di lavatrici da fare oggi. Dopo tutte quelle lavatrici post lavori del bagno, sono sincera, mi sono presa una pausa perché veramente ho lavato proprio come un treno, tutù, ecco. Però niente, adesso si riparte perché la cesta è di nuovo, era di nuovo piena, poi c'è la divisa anche del lavoro di Riccardo da lavare, quindi insomma, tutte queste cosine e ci tocca, quindi mi farete compagnia anche in quello. Bello, lui è tutto rilassato. Io lei, guardate la mia. Non lo vedi che lì c'è un pacco? Sei pronto? Ma... Nala, sei pronta? Nala non è pronta. No, neanche io. Dobbiamo montare una cosa. Cosa? Una nuova scrivania. Ma adesso? Adesso subito. Ok, gioia. Sei pronto? Urca. Nala, sei pronta? Fammi dormire. No. Nonnina sbaciucchiosa. Vi ricordate del mio angolo scrivania? Dove appunto... uso particolarmente per lavorare, ecco, con stampante, il computer, la mia nuova sedia e tutto quanto. E niente, adesso si cambia. Adesso iniziamo a montare tutto e poi vi racconto. In and out of love, never get enough, we never seem to get older. When things are going right, you seem to have the time, but when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. It's deja vu. Times set up a stage of lies. Say we're done, say it's over. Shouldn't be coming back, but somehow we connect. Acting drunk even though we're sober. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. It's deja vu. Memories come back when I'm with you. It's deja vu. Memories come back when I'm with you. Talking and talking.
Eccoci qua ragazze, finalmente riesco a parlarvene, non vedevo l'ora di farvi vedere questa nuova scrivania, la scrivania E7 di FlexiSpot, che ringrazio tantissimo per avermi dato l'opportunità intanto di provarla, anche perché insomma io cioè, la svolta sono senza parole, perché comunque è la svolta, veramente, ma ve lo dico veramente. Mi sono presa qualche giorno, vi dico la verità, per sistemarmela innanzitutto, tutta carina, il profumino, la luce, la stampante e quant'altro, ma non solo, anche per provarla, per essere anche preparata, no, nel dirvi realmente i benefici e quant'altro. Innanzitutto vi dico anche che l'azienda FlexiSpot vi lascia degli sconti, ci sono degli sconti sul sito importanti, vi lascio tutti i link in info box, andate a dare un'occhiata perché merita. Ho voluto specificatamente montarla io insieme a Riccardo, anche se già nelle istruzioni consigliano di farsi aiutare da un amico, proprio per rendere tutto un po' più piacevole. È semplice e chiaro il libretto di istruzioni, lo trovate in diverse lingue come vi ho fatto vedere, e la cosa bella è che trovate tutto, non manca assolutamente niente, dalla chiave per chiudere i bulloni, avete visto i bulloncini, le viti, i sacchettini numerati per lettera, tutto chiaro, semplice e pulito. L'imballaggio mi ha colpita tantissimo, perché non è così scontato al giorno d'oggi trovare tutto impacchettato, gli angoli anche della base del tavolo erano tutti ricoperti da tipo del polistirolo, del cartone, cioè veramente molto attenti a tutto, quindi su questo mi complimento. E in più, ripeto, ho voluto montarla io appositamente proprio per darvi un feedback, e vi dico, mi ha colpito non solo l'imballaggio, perché quello è un surplus che fa piacere, ma la qualità ragazza, assolutamente si sente proprio la robustezza, si sente la qualità come appunto l'acciaio in carbonio, dà proprio quella sensazione di qualità, di robustezza, si percepisce subito la stabilità e la forza proprio nel tirare sui pesi. Avete visto che mi sono messa anche sopra la scrivania, perché porta su fino a 125 kg. Per ora peso meno di 125 kg, quindi ho detto vabbè, proviamo, ma vi dico, ho avuto timore un attimo di... E invece ti solleva tranquillamente, è una cosa pazzesca. Ho paura, perché di solito non mi fido di niente di nessuno, ma bene o male mi ha portata su e mi ha riportata anche giù, sana e salva. Movimento silenzioso, non va a disturbare i cani, perché ho provato a utilizzarla anche la sera col silenzio e tutto, non mi hanno guardata, ma manco proprio, ho continuato a dormire, proprio silenziosa e stabile. Memorizza fino a 4 posizioni, 4 altezze da voi scelte, ovviamente potete scendere e salire quanto e come volete, ma se volete cliccare anche solo un 1, semplicemente un click invece che tenere premuto per alzarla e abbassarla, vi basterà cliccare un po' come si fa con l'autoradio, il pulsante 1, e arriverà la vostra stazione preferita, in questo caso la vostra altezza preferita. Lo schermo è dotato di autospegnimento, in maniera che non andate a consumare corrente per nulla, e il pezzo forte, sistema anticollisione, praticamente se lei scende, sente un ostacolo, si ferma e torna un pochino più su. Top, top. Anche per bambini,
animali, pasticcioni come me, tutto. Avrete visto nel video nel montaggio che c'è anche un pensiero all'ordine, perché c'è un copricavo che va proprio a nascondere tutti i cavetti e si può far scorrere. Quindi se avete bisogno di riattaccare un cavo, vi basta spostare il coperchio, diciamo, che copre i cavi. Non ci sono cavi ciondolanti, non si rischia che il cucciolo ve li morde, ve li mangia, che il bambino gattonando ve li tira. Hanno pensato proprio a tutto, cioè non posso dire niente. Telaio disponibile in bianco, nero e grigio. Io ho scelto il nero per riprendere i colori della mia sedia. E il piano non ve lo sto neanche a dire. Una varietà infinita di colori proprio che si possono adattare ad ogni ambiente, ad ogni situazione, ad ogni colore, ad ogni muro, ad ogni tutto. Io ho voluto questa chiara. Mi è piaciuta subito perché si abbinava sia alla poltroncina che ho qua e sia al legno che ho qui, dove ci sono le travi un po' più scure. Al centro c'è proprio questo legno più chiaro, quindi ci stava proprio bene. A Riccardo è piaciuta tantissimo e soprattutto è rimasto molto molto colpito proprio dalla parte tecnologica, ecco, perché una classica scrivania più o meno, no, l'abbiamo avuta quasi tutti, ma è proprio il fatto del peso, della possibilità di lavorare da in piedi, la possibilità di stare sdraiata. Io mi appoggio al cuscino per la cervicale e se mi voglio sdraiare mi alzo la scrivania, vedo lo stesso, posso lavorare lo stesso. Fantastica. In questi giorni in cui l'ho provata mi sono trovata benissimo, davvero davvero bene. Vi invito comunque a dare un'occhiata al loro sito, andate a curiosare anche per semplice curiosità, oppure se volete approfittare di questo super prezzo approfittatene, perché non so per quanto durerà, ve lo dico onestamente, ed è un super super sconto. Andate a curiosare e mi direte, ci sono un sacco di fantasie, un sacco di modelli, andate a curiosare. Scusate il casino, ci sono i bimbi che stanno giocando, ma adesso devo anche andare a preparare cena, quindi mi sa che spengo il mio angolino magico e scendo a preparare cena. Spero che vi sia piaciuta e niente, continuiamo questa serata, le nostre semplici serate. Preparo cena e sto un po' con i bimbi. Ecco qua, lo scatolone è pronto, ragazze. Ve ne avevo già parlato, non mi ricordo, forse sì. Dov'è questo cane Monello? Monellissimo, direi. Ma ti pare? Esibizionista. Esibizionista. E ora fa anche il finto tonto, capito? Fai anche il finto tonto! Guarda, guarda. Di te, sì. Comunque, vi stavo dicendo che lo scatolone è pronto, perché come vi dissi in qualche vlog fa, avevamo tenuto da parte dei giocattoli di Ale da piccola, Fede che non guarda più, poca roba, più che altro quasi tutta roba di Alessandra che non guarda più, e la diamo a una sorta di casa famiglia che c'è qui vicino a noi, che ospita mamme e bambini, e quindi essendo giocattoli ci hanno detto appunto che gli fa piacere, quindi glieli portiamo. E niente, quindi l'abbiamo preparato, l'abbiamo chiuso, domani verrà consegnato. Molto bene. Ora voi ditemi, no? Io monto il video così. Patatoso. Dai, un po' di vita, non zombie. Guardate chi c'è. Penso se non si sente niente perché ho le cuffie. Potrebbe essere. Sganciamolo per sicurezza. Che viene figlio. Senta. Ok. Ma allora, bisogna mettere che? Ma non diventare così tecnico, dai. I tuoi capelli non hanno un buon sapore? Hanno un buon sapore, sei tu che non li apprezzi.
se ha un buon sapore potremmo vendere al mercato nero dei capelli. Tutta invidia la tua. Ecco, vedi che saremo nel... La seconda cosa è che comunque la scrivania non è per niente difficile da montare, fortunatamente. Ma poi ci siamo anche divertiti. Sì, con Nara che rompeva le scatole. Con saltando tra un chiodino e l'altro, un pezzo di mobile. Si è piazzata in mezzo ai piedi più di una volta. E quindi, vabbè. Poi la faccia di Roberta mentre faceva su e giù, andate a rivedere. Perché fa scassare. Ah sì, no, è quella. L'hanno vista. Sì, sì, ma andate a io vedere. Io mi sono troppo scassata. In realtà Aviso era un segreto. La paura che c'era lui. Sì, a parte quello che il non sono proprio un peso più, ma oddio, non arrivo a 125 kg. Per 124,7. No. Ah, quello sono io, scusa. No, neanche io. Ecco, forse. Ma no, abbiamo buttato la bilancia per la disperazione. Quando hanno ristrutturato il bagno, insieme al bagno abbiamo buttato pure la bilancia. E cosa c'entra che era molto scusa? È che non ci stava no, niente. Ah, non si abbinava, ma il motivo non è quello. È che ti devi pesare 4 volte per avere il peso effettivo. Forse. Scendi, sali. Ho un braccialetto, leva il braccialetto, cambiava già il peso. No. Noi speravamo fosse quello. E invece la prima volta che ci siamo pesati ma perché alla fine veniamo a salire lì sulla bilancia tutto a posto, sono salito io, mi faccio vedete uno per volta per favore. Quindi, per favore lanciate a voi per tiro polmoni sputati da quella parte, grazie. Per favore invertire il senso di marcia. La signora del navigatore. Appena possibile, invertire il senso di marcia. Mii, che bello! Per chi non ha capito la citazione, il ve film lo metterò è, tu qui. La conosci, Claudia. Vi metterò qui la scena, che così, come piace a te. Patosca. Ci ha messo solo 10 anni per fare questo. Apprezzare il primo colpo senza far polemiche. Tutte le volte io dico, dai, metti la scena di questo, no? Perché vabbè, è una sbatta. Obiettivamente è una sbatta. Lui lo vede quanto è una sbatta in generale montare i video. Un video che per voi arriva a durare 10 minuti. Ci sono ore di registrato, ci sono ore di... Ma questo che ne pensi? Ma quello che ne pensi? Ma qua, là, su, giù, vabbè. No, non è questione di sono che ne pensi. Sono 4 minuti. Possiamo perché spegnere. Ciao. Gli chiedo cosa ne pensa solo quando è un video proprio elaborato. Sono vlog, non ti chiedo proprio niente. Ma no, certo. Ma, a parte in generale... Digli quanto durava la parte della... No? C'è la candela dietro di voi. Digli quanto... Mi ricorda qualcosa, un vlog di qualche anno fa. Dove io parlavo, lui spegneva la luce e diceva buonanotte. Non lo dici buonanotte, magari si spegne la luce. Batman. Ah, perché sono passati anni e la tecnologia giustamente si è evoluta. E no, quindi non ora non è più che Dio. Clicchi e dici buonanotte, adesso fai buonanotte. Una settimana da Dio. Comunque, magari loro non l'hanno visto. La parte con la... Una settimana da Dio. La parte con la... Quello di Jim Carrey. La parte con... Con quella parola che non mi ricordo il nome. La parte... Come si chiama? Vediamo... Cosa? Il tipo di colore che fa Morgan Dio. Freeman. Morgan Freeman. So pure il nome dell'attore. Con che cattiveria lo dice? È una Befana. Comunque... io ci dormo a fianco. Parlando di quanto durano... i video, digli quanto dura realmente, che tu lo sai perché te l'ho fatto, te lo racconto. 27 minuti. Aspetta, fammi dire cosa. 27 la pa... E il 7-7 è 7-7. 7 la parte. Il brutto che è così tutti i giorni, ma sembra uno scherzo, ma lui è proprio così. Tu parli, ti interrompe. Oppure ti passa davanti a fare il caffè, raccoglie la cacca del cane. Vedi, io parlo, lui mi interrompe. Lei parla.
tanto. Ma anche tu! Sempre, come, sempre. Come un euro, media world, qual è? Non mi ricordo. Quello batte forte sempre. È un euro. Un euro. Parla, Troni forte, è quello sempre. Che non ci sono paragoni, cioè come me. Meno male che... Dicevo che la parte che avete visto con la musica, dove montiamo la scrivania nuova, bella, carina, bellissima, tecnologica, che ho detto che a te piace tanto, che non... Gentilmente potresti alzarla, grazie. Vabbè. Molto gentile. Vi dicevo che la parte, quella della musica, è quella... che è durato in realtà 27 minuti, c'è il quadro, fermati! Vabbè, io... Oh. Ti auguro buonanotte, così lo capisce che se ne ha chiara quel care! Buonanotte! Sogni d'oro a tutti!